ha sempre avuto questa particolare attitudine per il giornalismo, aveva cominciato prima con le radiocronache sportive, poi si era avvicinato alle cronache giudiziarie, fino a quando proprio ha approdato alla carta stampata. Ha cominciato proprio da lì a raccontare tutto quello che accadeva non solo a Barcellona ma anche in tutta la provincia di Messina, la cosiddetta provincia Babba. Babba perché nulla doveva accadere, la mafia colpiva sempre e solo tra Catania e Palermo. Era un paradiso dorato per tutti i più grandi latitanti. Una sera mi disse di restare in macchina. Io veramente non ero molto convinta, anche perché era già buio e ho visto la direzione che aveva preso lui, e dopo 5 minuti sono scesa dalla macchina e sono andata da lui. E lui era messo dietro un cespuglio ed era proprio davanti al porticciolo. Dopo una decina di minuti è arrivato, ha attraccato un peschereccio e hanno scaricato delle armi. Mi ha anche detto, quando gli avevano assicurato che lui al 20 gennaio non ci sarebbe arrivato perché parlava troppo, a cena ha detto a tutti quanti, a me, ai miei fratelli, a mia madre: guardate che fra poco dovrete fare senza di me, perché io entro il 20 gennaio sarò morto. Perché la mafia prima uccide con il piombo, però poi c'è una morte che è quella che ti fa ancora più male, soprattutto per chi resta, che è la morte del discredito, è la morte della delegittimazione. Ti aspetti che qualcuno un giorno venga a casa tua per dirti che ti assicurerà giustizia, e invece quando ti rendi conto che devi essere tu a gridare, a chiedere giustizia, devi essere tu a portare elementi perché i processi vengano riaperti, perché qualcuno si renda conto che c'è gente che è colpevole, lo sanno tutti e invece loro continuano ad essere liberi, allora là quello è il vuoto. Il vuoto non è solo quello che vivi a Natale o che vivi a Pasqua, perché manca quella persona. Il vuoto è il resto, il vuoto è quello che lo Stato non ti ha saputo assicurare, allora quello ogni giorno è un vuoto e io lo registro giorno per giorno. Questo si chiamava Giuseppe, aveva pochi anni più di te e aveva una grande passione. Gli piacevano moltissimo i cavalli. Non ha fatto niente, proprio niente. Era un bambino innocente. L'unica sua colpa era essere il figlio di suo padre. Ma che razza di colpa è? Riempirono un bidone pieno di acido. Un liquido che è capace di sciogliere qualsiasi cosa. E ci infilarono il corpo di Giuseppe. E di Giuseppe, dopo un po', non rimase più niente. Io pensavo che Giuseppe non fosse stato rapito. Pensavo che stava male, che fosse stato in ospedale. E io stessa mi sono messa a girargli i vari ospedali, poi invece no. Poi io ho ricevuto dei bigliettini che allora lì ho capito. Però speravo sempre che non avessero fatto questa cosa così atroce. Che questo mostro non l'avesse ucciso il bambino. Giuseppe è nato il 19 di gennaio del 1980. Ho partorito a casa io. Pur essendo infermiera, però volevo partorire a casa, ecco. Era un mio desiderio. Faceva delle gare di equitazione. C'aveva avuto pure le patente della seconda categoria. Giuseppe voleva diventare possibilmente un bravissimo fantino, perché lui con i cavalli ci parlava. Voleva andare sia a Roma, sia a Parigi, all'Arco di Trionfo. Ma mi rimane a me sempre la sua parlata. Sai. La sera prima eravamo andati tutti a letto tranquilli, la mattina dopo mi ha svegliato mio padre dicendomi: sono nati due gemelli maschi.
perché anche per mia madre e mio padre comunque era stata una sorpresa il fatto che fossero gemelli, perché stiamo parlando del 79, quindi non si faceva l'ecografia e quindi in realtà il corredino era preparato soltanto per uno. Tra l'altro la cosa strana è bella perché sono nati il 22 di febbraio e quel giorno era il compleanno di mia mamma, perché anche mia mamma è nata il 22 di febbraio. Quindi per la nostra famiglia quella giornata ogni anno era una giornata proprio di festa. Io avevo 5 anni, dovevo fare 6, 5. Bernardino Verro, Giorgio Gennaro, Emanuele Busellini, Margherita Clesceri, Placido Rizzotto, Piersanti Mattarella, Gaetano Costa, Giuseppe Fava, Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Antonino Montinaro, Vito Schifani. Questa lettura dei nomi, questo scandirlo, significa, secondo me, renderli presenti qui con noi. Rosario Livatino, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Vincenzo Spinelli. Antonio aveva 18 anni quando decise di arruolarsi nella Polizia di Stato. Era una scelta fatta da lui, come tanti ragazzi facevano all'epoca, per partire da quella terra che non offriva altro, la nostra terra di Puglia. Conobbe il giudice durante il maxi processo a Palermo e lì se ne innamorò di quell'uomo, per cui decise di trasformare il suo lavoro in impegno. Voglio parlare come uomo delle istituzioni, per dirvi a nome delle istituzioni scusa. Vi dobbiamo chiedere perdono per gli spettacoli indegni delle complicità e delle protezioni. Vi voglio chiedere scusa a nome di coloro che per una manciata di voti hanno costruito relazioni indecenti con il mondo che andava isolato. Scusa a nome di coloro che mi hanno appuntato le medaglie sul petto per poi dimenticarvi il giorno dopo, che non sanno la verità, che i vostri morti non sono soltanto nomi, cognomi e lapidi. È il sorriso che non c'è più, è l'odore di una persona che cerchi in ogni angolo di casa, a quei morti a cui noi dobbiamo la nostra decenza, il sentimento della nostra dignità. Stiamo andando lì dove c'è la stele che ricorda mia madre e miei fratelli, e quindi nel posto dove era posteggiata quell'autobomba. Il posto che mi ha cambiato la vita e mi ha catapultato, loro li ha disintegrati e a me ha catapultato nel mondo degli adulti, perché io a 10 anni mi sono ritrovata catapultata in un mondo e ho dovuto iniziare da lì ad affrontare quel dolore che inizialmente ti lacera ma poi si trasforma in rabbia, in voglia non di rassegnazione come c'è scritto infatti sulla stele, ma in voglia di riscatto. Percorrendo la strada che da Pizzolungo porta a Trapani, c'era posteggiata sul ciglio della strada un'autobomba. Quando le tre macchine, la macchina di mia mamma e la macchina del giudice Palermo, si sono trovate allineate, perché la macchina della scorta del giudice stava sorpassando, è stato pigiato un pulsante ed è stato l'inferno. Io quel giorno devo dire grazie ai miei fratelli, se non erano con loro nella macchina, devo dire grazie a loro perché quella mattina stavano litigando, e allora io per non fare tardi ho chiesto a mia mamma di andare a scuola con una mia vicina di casa. L'ho salutata frettolosamente e sono andata via. Io mi ricordo che a mia madre l'ultima cosa che ho detto ci vediamo più tardi, non ti scordare le fette biscottate per la gita di domani. Per me sono qui e me li ritrovo a volte quando parlo nelle scuole, quando incontro i ragazzi, il 21 marzo, quando vengono letti i nomi, sono qui però sono sempre accanto a me. Quando finalmente Giovanni arriva al tribunale di Palermo incontra
un magistrato che la pensa esattamente come lui. Si chiama Rocco. È un magistrato già anziano, ma duro, come la roccia. A Rocco non interessa fare carriera o tenersi buoni i potenti della città. Il suo mestiere è fare giustizia. La mafia non riesce a sopportarlo perché non riuscirà mai a raggiungerlo con i suoi tentacoli. Non è un magistrato di quelli corruttibili, né tantomeno comprabili. E poi fa una cosa che il mostro non riuscirà mai a sopportare. Quale? Va a scuola. Come me, solo che a me non piace. Certo, Giovanni, solo che lui va a scuola per spiegare ai ragazzi che cos'è la mafia. Un po' come sto facendo io oggi con te. Io stesso rimasi sorpreso da quanto l'aula, noi alla mia scuola, era un liceo della città, utilizzavamo un atrio al posto della palestra, però era molto grande. E rimase gremito, c'era praticamente tutta la scuola, la gente era arrampicata da tutte le parti per sentire parlare Rocco Chinnici. Questo lui ha fatto proprio a partire dall'80, dall'81, andando nelle scuole, sottraendo tempo al suo lavoro istituzionale, alla sua famiglia, con atteggiamento che alla fine diventò quasi ansioso, quasi di fretta, di una persona che sa di avere poco tempo. Sollevando la testa, mi ero reso conto che eravamo arrivati al Palazzo di Giustizia di Palermo. Vedi, Giovanni, ho voluto portarti qui perché credo che tu ormai abbia l'età giusta per capire che cosa sia davvero la legalità. Oggi ti ho parlato dell'omertà. Noi siciliani per troppo tempo abbiamo voltato la testa dall'altra parte. Abbiamo agito con grande sufficienza, con indifferenza. E invece no. Ci sono stati tanti magistrati che hanno dato la vita per combattere questo mostro di cui ti sto parlando. Una domenica mattina dovevamo andare in campagna, lui ricevette una telefonata e mi disse, dice, guarda, cioè non possiamo più andare. Come mai? Chiesi io. Dice, hanno arrestato un mio imputato e devo vedere, devo andarlo subito a interrogare, perché se è possibile lo scarcero subito, perché così anche lui potrà passare la domenica con i propri figli. Io che allora ero piccolo, avrò avuto 10 o 11 anni, ho tratto il grande insegnamento del rispetto anche della propria controparte. Sì. Voi lo sapete, che la persona di cui abbiamo parlato è mio padre, e lui quello che faceva, lo faceva per voi. Era giudice, ma lui soprattutto amava i bambini, i ragazzi. Una volta, proprio quando gliel'hanno chiesto, dice, signor giudice, ma lei perché rischia la vita? E lui ha indicato, come lui, un ragazzo che era sulla bicicletta, una ragazzina che era sulla bicicletta, e gli ha detto, io lo faccio per lui, per quel ragazzo, per il suo futuro. Ora che Rocco non è più da solo, la mafia ha capito davvero con che ha a che fare. E infatti, l'anno successivo mette un'auto con 50 kg di tritolo sotto casa sua. In quell'esplosione moriranno Rocco, la sua scorta e perfino il portinaio di casa sua. È un'esplosione tremenda che fa cadere mezzo palazzo come se fosse di sabbia. E ora è chiaro a tutti che la prossima vittima sarà proprio Giovanni, e anche lui lo sa benissimo. Pensa che una volta proprio qui al Palazzo di Giustizia, un mafioso lo incontra e gli dice, lei è potente, lei è bravo, come Maradona. Per fermarlo bisogna fargli lo sgambetto. Cioè farlo fuori? Già. Come tutti questi altri uomini. Perché è difficilissimo, anzi non ci si rassegna mai a questo tipo di morte. È un tipo di morte al quale non puoi rassegnarti per un cumulo di cose. Per la brutalità dell'assassinio, per la
volgarità, per proprio qualche cosa che non puoi accettare. Passano gli anni e non si accetta mai, mentre ad altre morti ci si può anche rassegnare. A questa mai. Mio marito fu il primo dei magistrati e il secondo della catena dei delitti. Quindi nessuno se l'aspettava. Quando faceva una cosa si appassionava, cioè, altrimenti non la faceva se non lo interessava. Questo lavoro cominciò a interessarlo subito. Era ancora l'epoca in cui si diceva che la mafia a Palermo non esisteva. Lui diceva che si poteva sconfiggere. Fin dal primo giorno ha detto si può venire, però ci vuole la buona volontà di tutti. Capito subito. Subito, all'istante. Ho preso l'ascensore e sono scesa giù. Mi ricordo che quando ho pressato il bottone ho detto e se non è niente, se è uno scoppio di pneumatico mi prenderanno per pazza. Io, in camicia la notte, non so se avevo la vestaglia o no, non me lo ricordo. In camicia la notte che scendo giù alle 8:30 del mattino. E invece poi ho appena si è aperto l'ascensore, l'ho capito, no, non mi hanno fatto neanche passare. La guerra tra le bande che c'è stato in quel periodo, in cui c'erano un'infinità di morti, decine e decine, centinaia di morti, cioè veramente una mattanza. E lui era sempre presente, sempre pronto ad accorrere. Sia lui che i suoi funzionari andavano spesso nelle volanti perché volevano girare la città per essere innanzitutto pronti ad accorrere a tutte le necessità, e anche perché lui teneva a che la gente non li vedesse come i famosi sbirri. Quelle pochissime ore che passava a casa erano, diciamo, delle ore in cui lui dimenticava, o si sforzava di dimenticare, tutto quello che avveniva fuori. Capitava spesso che, non so, la notte usciva per lavoro, lo chiamavano e quindi non dormiva. Immancabilmente la mattina ci accompagnavano i figli a scuola, tutti e tre, e quindi anche quel momento per noi diventava un momento piacevole. Perché lui era sempre allegro. La chiamarono Pulla antimafia. Tra questi uomini c'era Ninni, che aveva lo stesso spirito di Giovanni, la stessa voglia di giustizia. Per questo diventarono molto amici. Si completavano bene. Come, papà? Con l'arrivo di altri uomini ancora, accanto a Giovanni e a Ninni arriva Beppe. La squadra è davvero molto affiatata a questo punto. Beppe era nato per fare il poliziotto. Mio fratello ha avuto una grandissima fortuna, ha fatto esattamente il lavoro che voleva fare. In quegli anni si pensava che i latitanti chissà dove si nascondessero. La grande intuizione professionale di Beppe era semplicissima a dirla oggi. È che i latitanti e i mafiosi, per poter contare, non possono lasciare il loro territorio, e quindi bastava semplicemente cercarli lì. Facendo questo li trovava e li arrestava. Ne ha arrestati veramente tanti. Con Ninni Cassarà cercavano di piazzare i conti di una banca per poter avere in regalo un personal computer. Lavoravano con il binocolo prestato dall'ottico sotto casa. Facevano i pedinamenti facendosi prestare le macchine e i mezzi dalle fidanzate. Si parla di ragazzi di 23 anni che prendono stipendio da fame, eppure Beppe era riuscito a convincerli a fare una colletta per affittare un appartamento per poter fare gli appostamenti. Quindi a me capitava di essere al ristorante e di trovare il conto pagato per Beppe.
no? Assieme a lui, e vedevo che mio fratello si seccava e diceva che a lui nessuno gli doveva pagare il conto. Perché quella è una città che ti avvolge. E quando tu sei un ragazzo di 23 anni e ti rendi conto che non è che chissà che cosa devi fare per vivere bene come poliziotto, ma puoi semplicemente godere di tutti i piccoli vantaggi che ti danno, semplicemente girando al momento giusto. Beh, quei ragazzi e quella squadra mobile queste cose non le ha fatte. Dopo una giornata trascorsa con gli amici e la fidanzata, il dottor Giuseppe Montana, 34 anni, dirigente della sezione catturandi della squadra mobile di Palermo, è stato ucciso da due assassini che lo aspettavano nascosti nell'ombra. Gli hanno sparato in faccia e lo hanno massacrato sotto gli occhi della fidanzata. Che quando parlo di mio fratello non voglio fare il ricordino del commissario Montano e il Santino. Sto parlando di una cosa diversa, che è la costruzione di una memoria collettiva, che è una memoria del fatto di vivere in questa terra e di capire che cosa è successo, come è stato possibile in questo paese ci sono più di 700 morti per mano mafiosa. Mio fratello era innamorato del mare, era innamorato dei cavalli, dei cani, delle cose belle, aveva una bella donna, faceva il lavoro che gli piaceva. La lotta alla mafia è fatta perché uno vuole vivere felice, non c'è altro motivo. Uno combatte la mafia semplicemente perché è alla ricerca della felicità e perché sono tutte persone innamorate di questa terra. La lotta alla mafia l'abbiamo fatta e la facciamo soprattutto noi siciliani.